Sei Living Lab e due unità operative che insieme coprono un ampio numero di aree. È il centro di ricerca Scienza Nuova neonato dell'Università Sor Orsola Benincasa che si ispira al modello di un'altra scienza, quella di Giambattista Vico. L'obiettivo è quello di avvicinare alle esperienze più avanzate dello sviluppo scientifico e tecnologico il mondo dei saperi umanistici. I nuovi laboratori sono venuti alla luce grazie ai fondi europei e a un lungo lavoro di progettazione e ricerca finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività. Promuovere quindi la ricerca creando una rete sistemica che coinvolga saperi diversi e strutture accademiche, scientifiche e culturali. Ascoltiamo il rettore del Sor Orsola Benincasa, Lucio D'Alessandro. Tecnicamente è un laboratorio integrato di diverse scienze che in qualche modo collaborano tra di loro attraverso i Living Lab, cioè laboratori aperti. Laboratorio quindi soprattutto nel rapporto tra le scienze umane, quelle tradizionali, dalla psicologia, alla letteratura, alla storia dell'arte, alla giurisprudenza, alla pedagogia, insomma, con le tecnologie più avanzate.